Sindaco, buone notizie per il castello di Poggiodiana di Ribera. Oggi si firma un protocollo che renderà fruibile la struttura. Sì, è finalmente arrivata la giornata della firma di questo protocollo, che è il primo caso che avviene in Sicilia, di collaborazione e sinergia tra un ente locale, un'agenzia di sviluppo, il Galsicani, e il parco archeologico. Verrà messo in sicurezza e aperto alla fruizione. Il castello non è mai stato ufficialmente fruibile. Grazie a questi interventi, per un importo di circa 460-470 mila euro, finanziato interamente dal Galsicani per il tramite dei finanziamenti dell'assessorato regionale tramite la misura del PSR Sicilia, metteremo in sicurezza il castello e lo apriremo alla fruizione non soltanto dei riberesi e dei comuni vicini, del comprensorio intero, ma i turisti che avranno voglia di venire a visitare questo vecchio maniero, che è stato costruito nel XII secolo, che poi è passato alla famiglia di Guglielmo Moncada, del Conte Luna, e che porta il nome proprio perché si trova su un poggio di circa 300 metri sul livello del mare, che discende e va a vedere, poi va a bagnare i terreni, gli agrumeti del nostro comprensorio e di Ribera con le acque del fiume Verdura.